è Re Costa. Ciao ragazzi, venerdì ho fatto un'asta in live con i miei abbonati e oggi vi porto l'analisi di tutti i colpi migliori e della mia squadra. Allora, questo fattacalcio a 8 è stato fatto con 500 crediti, modificatore della difesa a 6 fasce, cambio modulo, sì. Allora, prima di cominciare, like ragazzi, mi raccomando, se questo contenuto vi piace lasciate un like, iscrivetevi al canale, ditemi nei commenti se volete qualche altro contenuto del genere. Ho fatto anche un'asta a 10 il giorno prima, potrei portarvi l'analisi, se siete interessati ditemelo nei commenti. Vi ricordo che sono usciti già tantissimi contenuti su questo canale, tra cui anche l'analisi di due giocatori importanti come Dovbik, attaccante della Roma, e Pavlovic, difensore centrale del Milan. Ho portato anche una mia rosa al listone con 250 crediti, è un regalo ragazzi che ho voluto fare per voi, andatelo a vedere, sfruttate tutto quello che riesco a portarvi nei video in maniera gratuita, in modo tale che riuscite a farvi una buona rosa anche da soli. Ultimissima cosa e poi cominciamo, vi ricordo che in descrizione trovate il link di Starks, andate a registrarvi. È arrivato Barbieri, l'abbiamo finito in pochissimi minuti, io ci ho speso veramente tanto su di lui perché è un talentino che a me piace tantissimo. E su Starks vi ricordo che al deposito di 20 euro con il mio link che trovate in descrizione, Starks vi regala 30 euro di bonus per acquistare i token ufficiali dei giocatori di Serie A. E vi ricordo che c'è un fantacalcio con un montepremi decisamente importante al quale vi invito tutti a partecipare. In descrizione trovate anche il link di Fantalab ragazzi. Su Fantalab potete fare l'asta come abbiamo fatto con i ragazzi, quindi andate a rivedervi anche l'asta, ve la lascio qui sopra, l'asta che abbiamo fatto sia a 8 sia a 10, andate a rivedere perché Fantalab è un tool pazzesco, vi dà tutto in tempo reale per fare la miglior asta possibile. E oltre questo, il 2 agosto, quindi venerdì, è arrivato Fantalab Manager, un gioco in cui potrete sfidare oltre che tutti noi creators e vincere le nostre medaglie, perché anch'io sarò un capo palestra come lo è il prof, come lo è Carmi e tanti tanti altri creators. Potete sfidare anche delle leggende del calcio, giocatori che hanno vinto come Luca Toni, come Giaccherini, come Ciro Ferrara, e tanti tanti anche influencer, mi viene in mente ZW Jackson, tutti gli Elites e tanti tanti altri. Quindi se avete voglia basta andare a scaricare Fantalab e iniziate a giocare. Cominciamo dai colpi migliori e poi vi vado a far vedere tutta la mia rosa. Allora, in porta Alessandro ha speso il 12% per la porta Juve. Essendo un fantacalcio a 8, secondo me ha speso veramente tanto. È vero, come ho detto, che c'è un mod a 6 fasce, però capite bene che è una porta molto molto costosa. Non mi piace neanche quella di Ruggero, perché è riuscito a fare sì porta Napoli più porta Genoa, ma comunque è andato a spendere l'11% del budget. Poi c'è Amedeo, che riesce a fare all'11 tutta la porta Inter. Comunque anche qui i portieri sono andati abbastanza cari, i portieri top. Questo era un budget magari più congruo per un fantacalcio a 10. Poi c'è Andrea. Andrea è riuscito col 3% del budget a fare Falcone, Suzuki e Montipo. Devo dire qui è una porta low cost, ci può stare al 3%. Ha speso il 2,4 per Falcone. Non è male. Poi Alex è riuscito al 10% a fare Maignan, Okoye, Sportiello. In questo caso, a questo punto, preferisco magari la porta Inter o anche la porta Juve, perché mi danno un po' più di sicurezza, anche se ha speso qualche punto percentuale in più. Poi c'è Massimo è riuscito con l'8% a fare porta Roma più porta Fiorentina. Diciamo che per il prezzo speso ci sta, non vedo nulla di clamoroso. Infine troviamo Hobby, che col 4% si è fatto porta Toro, porta Como e porta Bologna. Al 4% ha fatto bene, diciamo che io avevo già completato la mia porta
Milinkovic non poteva alzarglielo, non so perché gli altri tutti non l'abbiano alzato. È vero che sicuramente quest'anno la Portatoro non ha lo stesso appeal dell'anno passato, però è anche vero che neanche l'1% è veramente troppo, troppo poco. E anche lo stesso Skorupski qualcosina in più doveva andare. Io invece ho fatto Provedel come primo, preso al 4,6%, ho detto cavolo, ho fatto un bel colpo. Poi non pensavo mai che un Karnesecchi me lo lasciassero al 4,2%. Cioè, capite bene che 23, 21 più 1 fa 45 crediti. 45 crediti, esatto il 9%, per me in un fantacalcio a 8 avere sia Porta Atalanta che Porta Lazio è tanta roba a questo budget. Poi magari c'è chi dice preferisco avere la porta top, ci può stare, però già una porta Juve che mi costa il 3% in più, non posso alternarla, non lo so, forse preferisco risparmiare qualcosina e fare due porte che poi alla fine sono abbastanza forti. Andiamo ai colpi in difesa. 24%, 24% Alessandro è riuscito a fare Di Marco, Bremer, Romagnoli, Miranda, Vasquez, Gaspar, Camarà e Ghila. Diciamo che ha fatto una bella difesa. Di Marco al 10, anche se a 8 ci sta perché c'è un mod a 6 fasce. Bremer al 6-2 gliel'ho lasciato io, preferivo Buongiorno a Bremer e quindi ho preferito mollare prima Bremer. Romagnoli, un altro che volevo, non ho voluto spendere il 3%, lui a 2-8 ci sta tutto. Miranda l'ha pagato giusto, anzi Miranda e Vasquez forse a 8 quei 4 crediti in meno, 2 a testa in meno li avrei voluti spendere. E poi a 1 le scommessine, Gaspar, Camarà, Ghila. Ci stanno tutte. Poi passiamo a Ruggero. Lui ha preso a 29 di Lorenzo. È una scommessa quest'anno, nel senso non letterale del termine, ma c'è Conte, può fare benissimo, però l'annata dell'anno scorso ci rimane in mente. Quindi è un colpo che dico, se ha qualche credito in più, vado a prendere Buongiorno del Napoli con un mod a 6 fasce, mi dà sicuramente più garanzia lui. Zappacosta a 15, ci sta al 3%, Kiriakopoulos 4, Pongracic 5, Poch 9, Zampano 1, Frese 1, Frese 3, Cercati 1. Tutti colpetti, magari qualcuno non l'avrei fatto perché a 8 potevi prenderla 1, però la difesa alla fine ci sta tutta. Andiamo su Amedeo, Bastoni 27, anche qui l'ho lasciato poi io perché è un Fanta 8, a 10. Magari meno del 6% Bastoni con un mod importante non l'avrei lasciato. Spinazzola 3,4%, ci sta, ha un bel potenziale, rischio infortuni vero, però è comunque Spinazzola. Mancini 2,4, assolutamente. Tavares 2,4, sono colpi che secondo me ci stanno alla grande anche a 8. Baschirotto 4 mi piace. Del Prato l'avrei voluto prendere a 1, a 8, gliel'ho alzato forse io se non sbaglio fino a 5. Carlos Augusto 10 al 2% va benissimo. Smalling 2, io forse avendo preso già Spinazzola, Tavares che ha iniziato e già si è infortunato, non avrei preso Smalling. Certo è che a quel budget è stato un acquisto low cost, intelligente, quindi può andare bene uguale. Poi passiamo ad Andrea. Ragazzi, vi ricordo un bel like e iscrizione al canale che sono gratuiti e vi porto dei contenuti, come vedete qua, in cui andiamo ad analizzare tutte le rose. E questa, come vi dicevo, l'abbiamo fatta in live sul mio canale. Poi passiamo a Andrea. Andrea è riuscito a prendere Biraghi al 2%, va bene, Tomori 3,6 e va bene. Danilo anche al 4%, lui è riuscito a fare una buona difesa, rapporto qualità-prezzo. Ruggeri 12 crediti, più da bonus che da modificatore, anche se i voti pure di Ruggeri non, a memoria non erano male. Darmian a 7 crediti, altro giocatore, secondo me è una presa corretta perché a 10 magari lo si paga il 2%, a 8 qualcosina in meno. Gatti a 5, una scommessa, non sappiamo se arriverà Todibò, e quindi se quindi potrebbe non essere un titolarissimo. Poi Calabria 1 e Masina 1. È anche vero che
con Thiago Motta cambia spesso, quindi il suo spazio potrebbe ritagliarselo. Alex ha fatto a 17 cambiato, ci sta Rachmani, prezzo suo. Martinez mi piace a 10, Acerbi 16 da modificatore ottimo, Kolasinac 10. Questi li ho lasciati tutti io, Acerbi, Kolasinac, Rachmani, cambiato. Li ho tirati tutti io sti giocatori. Beukema 4, Martin 3, Mina 3. Insomma, ha fatto una gran bella difesa Alex senza spendere tantissimo, invece più la difesa della porta. Poi c'è Massimo. Massimo ha fatto Theo al 10%, che ci sta. Bellanova 4%, prezzo suo. Pavard 29, secondo me è un po' caro perché è un fantacalcio a 8. Dorgu 5, va bene. Marin 2, Saul Coco 4, Candela 3, Lucumi 1. Tolto Pavard, gli altri secondo me ci stanno tutti. Poi passiamo a Obi. Lui ha preso al 4,8 Dumfries, Zortea al 2%, ci sta. Dodò 20, è vero che è il 4%, però quest'anno Dodò secondo me si paga perché giocando più avanti con Palladino qualche credito in più dobbiamo spenderlo. Voivoda 1, Bigio 4, Dossena 2%, Luperto 5, Gendrey 1. Nulla da dire, nulla da dire. Prezzi corretti, prezzi corretti. Non una difesa da mod, ma ha puntato più su una difesa da bonus. Centrocampo, un bel like ragazzi, mi raccomando. Io ho speso il 16%, ho fatto Mann, Ederson, Mkhitaryan, Zielinski, Lefè, Tete Morente, Busio e Verdi. Non ho il miglior centrocampo, però capite bene che se spendi il 16% non puoi avere il centrocampo di chi spende il 33%. E qui penso siamo tutti d'accordo. Centrocampo di Alessandro. Barella 27, secondo me a 8 ci sta a spendere qualcosina meno del 6%. Douglas Luiz 5% spaccato, corretto. Maldini scommessina a 4, Suslov a 10, Folorusio 9, Ferguson 11. Ecco, Ferguson 11 non l'avrei preso perché è un giocatore che è infortunato, almeno per quello che sappiamo, dovrebbe rientrare non prima di novembre. Ho sempre paura a prenderli, però ovviamente Ferguson, se magari sarà integro, costava il 5-6% almeno. Gaetano 4, scommessina se va via da Napoli, e De Ron 1. Poi andiamo su Ruggero. Ruggero è riuscito a fare col 33%, Zaccagni al 13%, per me è caro a 8. Politano 8,6, ci sta, un po' forzato ma ci sta. Frattesi al 5,2, corretto. Loftus-Cheek 4,8 personalmente l'ho chiamato io come esca perché non vorrei che Loftus-Cheek giocasse più dietro, perché la mia idea è che Fonseca punterà su Chukwueze a destra, Pulisic centrale e Loftus-Cheek dietro, e quindi quel 4,8% mi facesse il centrocampista, secondo me è tanto, però magari non è vero nulla e va a fare il trequartista e può essere buono. Ndoye a 5, Zambanghissa a 2, Castrovilli 1 e Cristante a 1 a completare. Poi passiamo a Amedeo. Amedeo ha fatto Chukwueze al 6%, secondo me troppo. L'ho alzato io, lo volevo, però a un certo punto, anche se voglio un giocatore, devo mollarlo. Samardžić 19, quasi il 4%, ci sta. Pessina 4,2, ci sta. Da Cugna 4,2, ci sta. Io poi non ho capito perché è andato a prendere tutti gli altri, cioè una volta che tu ti sei fatto quei quattro centrocampisti, non andare a prenderti anche il quinto come Fabian a 19, cioè magari prenditi, non lo so, i Busio come ho fatto a 6, il Tete Morente a 4 o il Gaetano a 4, ecco Mazzitelli a 1, ecco come questi colpi spendi poco e ti tieni poi il budget per gli attaccanti. Invece lui ha continuato a prendere Fabian 19, Marchischi 10, Dele Bashiru 10, Forson 3. Ecco, se c'è un errore, secondo me è spalmare poi così male il budget. A sto punto, invece di spendere il 27% su 7 nomi, ti concentravi magari potevi prendere due top e poi gli altri al 2% e trovavi il terzo, che alla fine giochi 4-3 con un mod a 6 fasce. Passiamo ad Andrea ha fatto Kop Mainers caro perché il 13,2% in un Fanta 8 è abbastanza caro secondo me. Pellegrini
Pellegrini quasi l'8%, più o meno il prezzo è corretto. Pulisic 57%, qui l'ho lasciato io per il rischio infortuni, però secondo me è una gran presa Pulisic a 57%. Pensavo qualcun altro lo rialzasse, invece non l'ha rialzato nessuno. Reinders 7 sottopagato, Fagioli 5, Vesino 1, Mazzitelli 1, Mandragora 1. Ci sta poi completare il reparto per andare, anche lui ovviamente ha speso il 35%, però è riuscito a fare due top come Pulisic e Koopmeiners per Pellegrini, ha buggato un po' il suo centrocampo. Poi Alex ha preso Calhanoglu 54%. Essendo a 8 il 10,8%, siamo al limite, ma ci sta. Colpani 37, corretto. Turam 7, buon colpo. Tesman l'ho lasciato io a malincuore perché già avevo fatto il mio centrocampo, proprio per me è una buona presa. Guendouzi 5, Lovric 2, Sharawi 2, Udogie 1, nulla da dire. Poi passiamo al 20% di Massimo. Lui col 20 ha fatto Orsolini, Oristanio, Vlasic, Malinowski, Felice, Hernani, Lazovic. Io qui d'accordo su Orsolini, Oristanio mi piacciono, un po' meno Vlasic. Non che non valga il 2,2%, però vorrei capire come gioca il Toro. C'ha una bella scommessa, però 4,2%, magari a 8 prendi una certezza già a quel prezzo. Malinowski, scommessa 11. Se giocasse trequartista può essere molto interessante. E poi Felice Hernani. L'ultimo è Obi. Obi è riuscito a fare a centrocampo con Arruì, Strefezza. Strefezza al 4, secondo me ci sta. Zaniolo 5,6% è al limite. Bernabé al 5, anche lui molto limite. Volevo pagargli magari quei 4-5 crediti in meno, sia Zaniolo che Bernabé. Frendrup 8 personalmente non l'avrei preso in un Fanta 8, questa tipologia di centrocampisti lo voglio pagare uno, magari non è Frendrup ma un altro continuo, è uno che ti porta buoni voti ma 8 ne trovi, come magari un Mazzitelli lì, come quel ragazzo l'ha preso a 1. Pasalic 20 ci sta tutto il 4%, Carson 2, scommessine e Duncan 1. Vado a evidenziare perché i miei non li ho messi in evidenza, secondo me Mann a 40 era al limite perché già se avessero fatto 41, 42 non l'avrei fatto. Ederson 4% ci sta, un giocatore a me piace tanto. Non è magari tanto da bonus, anche se l'anno scorso i gol ne ha fatti anche tanti. Se non vado errato, ne ha fatti 6 in campionato. Mkhitaryan 4, Zielinski 4 per me sono due regali. Perché è vero che Zielinski non ha il posto assicurato da titolare, ma comunque con 8 crediti, l'1,6% mi sono fatto. Due centrocampisti su quattro dell'Inter. Lefè a 1, regolarista, ecco, magari piuttosto che Frendrup a 8, ti prendi Lefè a 1. Tete Morente 4 giocando davanti può essere interessante. Busio 6 a me piace tantissimo, a 1,2 è poco. E Verdi 1 scommessa, anche se non è detto che giochi titolare. Partiamo ora da Alessandro. Alla fine poi vi dico tutto sulla mia. Turam 20% a 8 è corretto. Magari fosse stato a 10, mi aspettavo un 22. Calcolate anche questo, ragazzi, che i ragazzi hanno speso tanto negli altri reparti. Quindi davanti i prezzi sono stati squilibrati, perché ovviamente spendendo tanto in un altro reparto, all'ultimo siamo arrivati che non avevano i crediti. Quindi lui ha preso Turam al 20, che per i crediti residui che erano rimasti in Lega, secondo me l'ha pagato tanto. Perché se guardate, io avevo quasi il 60%, Obi aveva quasi il 60%, e tutti gli altri, uno solo arrivava al 50%, l'altro al 49%, chi il 44, 45%. Quindi i crediti residui erano pochi. Poi il Diz 24, è un altro che andava almeno al 7-8%. Taremi era uno che doveva arrivare al 10, si è fermato al 5, sempre per il discorso crediti. Scamacca 76, non l'avrei preso a 76, non che il budget sia tanto, ma in rapporto ai crediti in quel momento dell'asta, secondo me è stato tanto. Poteva prenderlo al massimo, secondo me, sui 60-65, perché diciamo nel complesso dei crediti è come se l'ha pagato il 20-22%, perché poi con tanto meno budget prendevi magari due o tre giocatori forti.
Mota 1 e Vitigna 1 a completare. Poi Ruggero. Ruggero è riuscito a fare Dall'Inga 76, troppo, troppo, troppo. Neanche in un Fanta 10 vorrei pagare Dall'Inga 76. Ancora peggio per la questione crediti. Leao 90, ci sta al 18%, cioè il 18% è un affare, per i crediti era un budget più o meno corretto. Noslin 28, assolutamente corretto. Luvumbo, Tovenne e Cutrone, le sue scommesse, mi piacciono anche i nomi che ha scelto. Poi passiamo ad Amedeo. Ragazzi, mi raccomando, un bel like e iscrizioni al canale. E poi vi porto magari analizzata una rosa a 10, però lasciami i like. Allora, parlavamo di Amedeo. Amedeo è riuscito a fare Moschera 1, chiamata esotica. Poi Kvara al 26%. Un po' tanto, a 8, in quel momento dell'asta per me era tanto. Sule il 10%, De Ketelare 36, ecco forse la miglior presa che ha fatto in termini di rapporto da prezzo. Benedice H1, Simeone 1. Devo dire che è uno degli attacchi che mi piace di meno. Poteva gestire molto meglio il budget, è vero che aveva solo il 44%, ma proprio per questo magari invece di prendere un Kvara al 26%, ti prendevi un Leao al 18 e Sule e De Ketelare potevano diventare altri giocatori interessanti, cioè andare a fare altre prese, ecco. Poi Andrea è riuscito a fare Zapata al 18, non mi piace, già siamo a 8. Con quel budget rimasto poteva fare molto meglio. Lucca 8% ci sta, anche se ripeto col budget mi piace un po' meno. Gudmundsson 10,2 ci sta. Chiesa 27, dipenderà cosa succederà, però si poteva prendere. Castellanos 10, mi piace. Castro 1, scommessina. Poi col 50%, Alex, vediamo come si è mosso. Ha fatto Vlaovic, Retegui, Nico Gonzalez, Beltran, Djuric e Caputo. Ha preso il super top Vlaovic, ma l'ha pagato più di me, più di Lautaro. Quindi alla fine poteva fermarsi prima. Retegui 41, budget corretto sempre per i crediti che avevamo. Nico Gonzalez 27, regalo, ma era all'ultimo. Beltrán 5, Djuric 4, Caputo 1, presi all'ultimo, tanta roba, ecco. Col 49, vediamo come si è mosso Massimo. Ha preso al 20 Lookman, al 20 Dybala, ma anche qui erano ormai finiti i crediti, ragazzi. Al 7% Kane, piccoli Adams e Cambiaghi. Il suo attacco mi piace perché alla fine ha 3 punte abbastanza buone, anzi abbastanza forti, anche se un Fanta 8, e poi ha completato con 3 giocatori che non mi dispiacciono, nessuno dei tre. Quindi secondo me è uno dei migliori attacchi, soprattutto perché è stato fatto col 49% di budget. L'ultimo era Obi. Obi è riuscito a fare Poggianpaolo 56, Dovbyk 105 a Farone, Colombo 9, Morata 68, Kristović 42, Bonny 12. A un certo punto dell'asta forse si poteva muovere meglio. Una volta che ha preso Dovbyk e Poggianpaolo poteva far meglio. Ha preso Morata comunque a un prezzo di saldo che anche con quel budget va bene. Non avrei preso Colombo in quel momento perché ancora aveva tanti crediti e poteva sfruttarli in altro modo. E su Kristović 42, secondo me in quel momento, Mario Taremi a 25 mi piaceva di più di un Kristović a 42. Bonny a 12 ci sta tutto. Io vi spiego come mi sono mosso. Ho preso quasi subito Lautaro, che a neanche il 34% lo prendo. In un fantacalcio a 8 lo prendo tranquillamente, anche. Ripeto, 33,8%, tanta roba. Poi Belotti. Belotti ero in dubbio se prenderlo, però ho detto, ho preso il top, mi prendo un terzo slot, così poi mi lascio tutto il budget per un solo nome. Tanto alla fine se prendo anche solo un secondo slot, ho fatto Lautaro, un secondo slot pieno, un terzo che è Belotti, gli altri poi li prendo uno. Invece, aspettando il momento giusto dell'asta, ho preso Victor Osimhen. Che vi ricordo che anche qualora Osimhen andasse via, recupero tutti i crediti, mi prendo Lukaku. Anche se fosse Martinez, Lukaku, Belotti o Martinez, Osimhen, Belotti, per
Penso che anche se è un fantacalcio a 8, l'attacco non c'è nulla da dire. Poi ho finito con Raspadori a 1, avendo anche la punta Napoli ed essendo anche uno a cui piace Raspadori, lo prendo volentieri. Poi ho messo Sanabria, anche lui potrebbe giocare, alla fine sta provando le due punte, Vanoli, quindi l'ho preso. E Miaila è una scommessina, ovviamente fosse centrocampista mi piacerebbe di più. Ma anche da attaccante a completare il reparto non mi dispiace. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Io vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale. Ci vediamo domani con un altro video e domani sarò in live da Carmi Special per fare l'asta Fantalab con tutti gli altri creator. Se vi va, vi aspetto sul suo canale. Ciao ragazzi.